Buonasera, non edizione di Vacantiando con la direzione artistica di Diego Ruiz, Nico Morelli e la direzione amministrativa di Walter Fasti. Questa sera abbiamo il piacere di ospitare per la seconda volta nella nostra rassegna Lello Arena, un graditissimo ritorno grazie. Un nuovo allestimento, perché questa sera ci presenteranno Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta con la regia di Luciano Melchionna. Esatto. E, maestro, Arena Melchionna sembra un sodalizio artistico ormai consolidato, miete successi ovunque. Esatto, solo per questo lo teniamo in piedi, perché produce dei buoni esiti indipendentemente dagli ingredienti, per cui gli ingredienti non sono granché, però finché producono questi effetti cerchiamo. No, è che è molto difficile trovare, come dire, persone compatibili con le quali avviare dei programmi di lavoro, soprattutto in questo periodo, per cui quando ci si può fare un po' compagnia, devo dire, alla fine è molto piacevole incontrarsi e poi appunto a giudicare da quello che il pubblico fa sulle cose che riusciamo a mettere insieme. Siamo molto contenti di continuare. Tra l'altro anche buona parte della compagnia di Parenti Serpenti, perché il primo allestimento che abbiamo avuto è stato proprio Parenti Serpenti, è presente anche in questo nuovo spettacolo, perché abbiamo Giorgia Trasselli, Andrea De Goizueta. Ed è difficile, mettiamo a posto per tormentare le... De Goizueta, esatto. Ci sono riuscita. Marica De Chiara, sì. Fabrizio Vona non c'è, Raffaella Ausiello. Sì. E poi chi c'è? Ne ho dimenticato qualcuno. Vabbè, sì, comunque siamo tanti, sono tantissimi, perché sono 13 in scena. Sì, cosa rara di questi tempi. Esatto, di monologhi e leggine, diciamo. Invece noi siamo proprio una vera compagnia vecchio stile, con tanto di doppio cambio di costumi, con scene, insomma, proprio come si faceva una volta. E infatti questo è proprio un esempio di teatro tradizionale. Le scene sono sempre di Roberto Crea, che ha creato quel meraviglioso presepe napoletano di Parenti Serpenti. In questo allestimento invece abbiamo una scenografia ancora, una macchina scenica ancora più complicata. Perché c'è questo palazzo nobiliare che poggia le sue basi su una fogna dove abita una specie quasi subumana. Così. Topi, blatte, scarafaggi, insomma, come nella migliore tradizione della miseria, insomma, che non. E quindi visivamente proprio è resa sulla scena la differenza, la dicotomia tra miseria e nobiltà, che però sono in fondo due facce della stessa medaglia. Sono come diciamo anche nello spettacolo, sono due tipi di miseria, ma hanno sempre a che fare con gli esseri umani. Il denaro non è una qualità che rende nobile l'uomo, e quindi si tratta di miseria e miseria, diciamo. E lei ha lavorato anche all'adattamento scenico insieme a Luciano Melchionna, sì. Quindi un testo scritto nel 1888. Mm-hmm. Siete intervenuti in che modo? Siete intervenuti sulla lingua, sul sistema dei personaggi? Che cosa ha da dire ancora oggi un testo di 132 anni fa? C'è da dire che dovremmo vergognarci, perché dovremmo rinunciare, cioè dovremmo recitare un testo che oramai ha qualcosa di museo, di obsoleto, di vecchio, i cui temi non ci riguardano più, e invece parliamo di temi e di opportunità che sono, ahimè, parte integrante dei nostri giorni. Ci sono poveri che sono sempre più poveri, ci sono ricchi che sono sempre più pochi, ma tanto più ricchi. Certo. E questo fa sì che il tema ovviamente necessariamente vada riportato sul palcoscenico. E soprattutto quello che c'era da fare, secondo me, è che Scarpetta, secondo me, per una necessità di tipo drammaturgico, ha dovuto necessariamente accontentarsi di una farsa, ha dovuto sempre recitare su personaggi a due dimensioni. Quindi sulle maschere. Mentre invece lui ha avuto quel bel problema, ha fatto un gran casino, nel senso che ha detto a un certo punto che le maschere tradizionali come Pulcinella non dovevano essere più portate a teatro, ma
fare fuori Pulcinella a Napoli è una cosa... È un'eresia. Esatto. Per cui ha dovuto usare delle altre maschere borghesi come... E quindi Felice Chauchamon, che è la maschera borghese che dovrebbe soppiantare, esatto, via via Pulcinella. Tuttavia erano comunque maschere, erano dei tipi, erano... Invece facendo un po' esplodere dei petardi narrativi ed emotivi che c'erano nel testo, oggi che invece Miseria e Nobiltà può essere tranquillamente una commedia e non una farsa, abbiamo ritrovato il modo e il tempo di far sì che ogni personaggio avesse la sua storia, avesse le sue esigenze, avesse la sua fame, la sua miseria ben chiarita, ben proposta al pubblico. Quindi che succede? Che il pubblico viene per vedere Scarpetta, lo ritrova esattamente com'è, però gode del fatto che Papaniello non è il personaggino con il quale debuttavano i figli d'arte, che dice Vicenza mi è pato a me, ma invece un adolescente che ben testimonia il fatto che spesso anche i nostri adolescenti siano costretti a sopportare una miseria e una povertà che deriva dalle nostre scelte e potrebbero anche non essere d'accordo, per cui il nostro Papaniello è proprio un personaggio, quindi... E al di là, io ritengo che Melchiorna sia attualmente il regista più immaginifico e visionario che abbiamo in Italia, sono d'accordo, il mio modestissimo parere, ma la cosa che è un po' un incrocio tra Walt Disney e Tim Burton passando per Basile, perché esatto, io quando vedo i suoi allestimenti ci ritrovo soprattutto quella visionarietà, quella fantasia che ormai non troviamo più, perché come diceva lei, adesso basta una candela e una sedia e si, esatto, fa lo spettacolo, esatto, e parte la magia, però la magia è un'altra cosa, ci vuole altro per avere poi l'emozione della magia. Però la cosa bella anche è che lui ha questa cura maniacale anche per i personaggi, non diciamo minori perché non mi piace, per i non protagonisti. E vabbè, quindi... Però insomma in Miseria e Nobiltà ci sono il Marchesino, la stessa Gemma, sì, ci sono dei personaggi che proprio anche quando sono stati interpretati da grandi star nella versione teatrale di Edoardo, Gemma la faceva Isa Danieli, che è una signora attrice, certo, eppure lì spariva perché doveva dire due cose, passava. Il Marchesino è un personaggio che quasi mai nessuno si augura di fare perché, come si dice in gergo, è una tinca, cioè è una presenza. È un personaggio che non rende nulla all'attore, esatto, che lo fa. Invece, devo dire, in questa edizione ce n'è, come dire, c'è filo da torcere per tutti gli attori che ci lavorano perché gli sono stati affidati dei personaggi molto difficili da portare in scena. E appunto Peppeniello e Luigino sono interpretati antravestì da due donne che sono Veronica D'Elia e Sara Esposito. Antravestì, come dire, è anche improprio. È improprio. È un ruolo, è una donna che interpreta un ruolo maschile. Ma non antravestì, cioè perché quello è come dire, vi facciamo capire che è una donna, però fa un ruolo maschile. Fanno due maschi. Sì. Perché in questa componente eversiva, rivoluzionaria, come invece in quella di Luigino, che è uno cinico che va all'interno delle case povere con i soldi per comprarsi le femmine che gli piacciono, certo, abbiamo pensato che ci volesse invece, come dire, in tutti e due lati una delicatezza femminile che non fosse però esibita in quanto tale, ma che fosse parte, e poi perché a noi ci piace anche un po' così. Bello, è una cosa insolita, insomma, riuscire. Cioè, abbiamo, Luciano per ragioni più evidenti, io per ragioni di simpatia e di empatia, abbiamo un'attenzione particolare nei confronti di chi non è come si sente o non si sente com'è, però sono persone per le quali abbiamo una grande simpatia e quindi bisogna stare con loro, quindi, certo, e sopportare anche qualche piccola stranezza e qualche incomprensione che però fanno parte di una vita che cerca di... Fanno parte delle relazioni quando sono genuine in qualche, esatto, modo, no? I costumi che sono pittorici, quasi tridimensionali, sono bellissimi, sono credo sempre Milla. Sì, sempre noi siamo. Questa è giusto una curiosità, ma sono talmente tanti, no?
C'è qualche aneddoto, c'è qualche volta, è capitato che qualche costume, qualche personaggio con il suo costume abbia avuto un inciampo, un rallentamento, siete riusciti ad entrare dentro? Il mio vestito è molto pesante, c'è questo mantello, è molto complicato da usare, regale, che però devo dire, poi dopo un po' uno si abitua. Ci abbiamo invece degli, non dei costumi, ma delle cose di scena che sono vive, e che abbiamo una stola che usa Gemma, che è viva, si attacca dappertutto, non riusciamo a combattere con lei, ogni tanto la ritroviamo agganciata a qualcuno o a una poltrona, a una sedia, insomma. Però ci siamo rassegnati, abbiamo questa specie di alieno. Quindi anche i costumi vivono di vita? No, quello sì, quello è proprio vivo. Bene. A un certo punto c'è questo nel cambio scena, la storia è nota a tutti, non raccontiamo la trama, però a un certo punto, quando la specie subumana deve salire alla luce del sole, no? A me ha ricordato, posso anche sbagliarmi, ma è stata una mia impressione, ha ricordato l'evoluzione della specie, no? Dall'uomo, da essere strisciante ad Homo erectus, che sale ai piani alti, ma l'evoluzione è comunque incompiuta, no? È monca, è proprio per quel discorso che diceva lei della miseria e miseria, perché c'è che si accorgono che sono la stessa cosa, che questi due piani che sono così anche visivamente molto staccati l'uno dall'altro, invece poi quando si toccano si capisce che è la stessa cosa. Fanno parte dello stesso rizoma. Esatto, nessuno può pensare che quelli di sopra siano meglio di quelli di sotto, insomma, in questo senso. Quanta fatica è costato questo, in termini anche fisici, no? Perché tra l'altro voi state facendo una tournée pazzesca, state girando tutta Italia, accolti trionfalmente ovunque. Quanto costa in termini proprio di fatica un lavoro così? C'è qualcuno che parla sempre, come dire, volentieri di sold out, e questo spettacolo gira in assetto da sold out costante da quando ha visto la luce, esatto. E si dice che è meglio avere i teatri pieni, ma per gli attori avere un teatro sold out è una grandissima responsabilità, perché più gente c'è è più difficile è gestire l'impatto emotivo, c'è più gente da convincere, c'è più, come dire, difficoltà nel far sì che di convincere a fare una cosa, quella che poi devono fare tutti quanti insieme. Ridere, per esempio, è una cosa alla quale oramai non siamo abituati più. Cominciano timidamente all'inizio perché non sono più abituati, a me mi fa molta impressione. Ci hanno tolto anche il sorriso, anche il gusto di ridere. Vengono a teatro e non capiscono che è tanto tempo che non ridono e che non ridono così. Dopodiché piano piano li senti che si scaldano e poi alla fine esagerano pure. Ma ci sta, è liberatorio per il pubblico, quindi questo spettacolo è importante perché è catartico. Ma assolutamente. Esiste un'aristocrazia della miseria? Esiste pure gente stupida che nonostante viva in miseria pensa di essere meglio di qualcun altro. Questa è l'aristocrazia della miseria, ma questo insomma, esiste dappertutto. C'è gente che pensa per qualche ragione di essere meglio di qualcun altro, che è una delle più grandi bestemmie che stiamo sperimentando sulla nostra pelle in questi ultimi tempi, diciamo. Qual è la battuta più bella del suo personaggio di Don Felice Sciosciamocca? Qual è la battuta che le... No, ma sono quando... belle... Sono belle tante. No, però ma non le posso dire no, perché... No, nel senso che... È sempre per non togliere la sorpresa, ma è curioso perché quelle che tutti conoscono, allora si ride insieme perché tutti se l'aspettano, ma sono quelle che sono scritte nello stile di Scarpetta e che sono nuove, che la gente non si aspetta e che pure sembrano scritte da Scarpetta. Quindi l'intervento, l'adattamento teatrale è stata la parte più difficile perché siete intervenuti proprio anche sul testo, sulla sì, ma abbiamo scelto proprio di italianizzarlo in una maniera completa, ci sono solo delle cadenze
ci sono dei colori, ci sono dei suoni che hanno a che fare con napoletano, ma l'abbiamo fatta dappertutto e si capisce perfettamente, perché non si può fare oggi Miseria e Nobiltà pensando che tutti debbano capire il dialetto di Scarpetta, che oltretutto non è manco un dialetto, è un dialetto antico del 1800, quindi bisogna fare tutta una serie di lavori e bisogna avere, come dire, l'idea che si può scrivere come scriveva Scarpetta, inventando battute in quello stile, e devo dire, insomma, è molto piacevole, anche se è stato molto lungo e molto difficile. Va bene, noi non vediamo l'ora di vedervi a breve. Sì, se continuiamo a parlare no, non lo vedrà no, nessuno. No. È finita. Grazie maestro, ci è stato un piacere. Alla prossima, l'aspettiamo sempre qui al Gradimento. Siamo sempre noi, veniamo dalle qua, veniamo un'altra volta. Va bene, grazie State mille. State bene, ciao.